Vorrei rifare a piedi, sacco in spalla, la strada da Monte San Savino a Siena. Costeggiare quella campagna d'uve e d'olive, di cui risento l'odore. Attraverso quelle colline di tufo azzurrognolo che si estendono fino all'orizzonte. Vedere allora sorgere Siena, nel tramonto, con i suoi minareti, come una Costantinopoli di perfezione. Albert Camus. Buonasera e benvenuti al Viaggio nella Bellezza. Siamo a primavera inoltrata ormai. Abbiamo concluso le nostre puntate che riguardavano Siena, adesso andiamo, come dire, nei dintorni, nella splendida provincia di Siena, cominciando dai comuni, dalle terre più vicine, da queste terre senesi che sono piene di bellezza e che a volte trascuriamo un po' noi senesi, invece davvero sono piene di bellezza. Come accade nel territorio del comune di Monteroni d'Arbia, vi facciamo vedere due cose in particolare. Una piccola pieve di campagna e poi invece lo splendido mulino che è nel cuore del paese. Vediamo. Questa è una delle pievi più antiche esistenti nel territorio di Monteroni. Le origini, il documento più antico che abbiamo è del 1030 e nel 1189 era proprietà dei canonici del Duomo e fu donata e consacrata, cambiando anche l'intitolazione. All'inizio si chiamava Pieve di Santa Maria, dopo divenne Pieve di San Giovanni Battista. Tra l'altro, nel 1189, l'anno della consacrazione, c'è proprio un epigrafe in un capitello che proprio testimonia questo momento. È una chiesa a tre campate, molto antica e che aveva sotto di sé un numero di chiese incredibili ed un territorio che a quei tempi si chiamava Pievania, cioè sottoposte, le chiese sottoposte a questa pieve spaziavano da Bagnaia a Radi fino a San Rocco a Pigli. E questa figura in gergo viene chiamata uomo orante, cioè era una forma di, diciamo, parroco che prega alla, diciamo, alla folla. Ma se noi facciamo un giro anche nei capitelli all'esterno e anche nei capitelli all'interno troviamo delle figure di animali, cioè, tutti i capitelli hanno qualcosa di particolare e secondo me è molto curioso. Questa, essendo una pieve antica, è una delle poche in cui ancora rimangono i capitelli scolpiti con tutti questi disegni, figure, zoomorfe, un po' ricorda anche la Badia di Torri, diciamo. Nel 1322 si comincia la costruzione del mulino di Monteroni. È tra i quattro mulini della Grancia di Cuna quello più grande, macinava due palmenti. E successivamente, dopo la peste, quando cominciarono a imperversare in Val d'Arbia le compagnie di Ventura, si decise appunto di fortificare questo mulino, addirittura per un certo periodo anche di fornirlo di una guarnigione di soldati, tutto a spese del Santa Maria della Scala. Il mulino che nasce lungo la Cassia, perché Monteroni è un paese come il comune stesso molto, molto recente, molto più recente ovviamente dell'esistenza del mulino, che si sviluppa su questa importante via commerciale. Il mulino che oggi è diventata anche una tappa ufficiosa, direi sempre, del percorso della via Francigena, perché lungo il percorso istituzionale abbiamo messo anche delle indicazioni dove coloro che vogliono appunto fare una deviazione e passare all'interno del nostro centro abitato possono incontrare lungo il loro percorso anche questa importante e particolare struttura. Bene, adesso al solito un po' di musica che intervalliamo con le nostre bellezze, la bellezza dell'arte, della storia delle nostre terre, la suggestione della musica. Andiamo con le esecuzioni dello splendido conservatorio Rinaldo Franci, che ringraziamo sempre per averci accompagnato in questa nostra serie. Musica.
cecco di Messer Fontarrigo, gioca a Buon Convento ogni sua cosa e i danari di cecco di Messer Angiulieri. E in camicia, correndogli dietro e dicendo che rubato l'avea, il fa pigliare a villani e i panni di lui si veste e monta sopra il palafreno e lui, venendosene, lascia in camicia. Giovanni Boccaccio. Bene, adesso da Monteroni d'Arbia ci spostiamo a Buon Convento. A Buon Convento per entrare all'interno di uno splendido museo, che è il Museo d'Arte Sacra, dove ci sono delle cose davvero di altissimo valore e veramente bellissime. È un museo da scoprire, da riscoprire, da tenere sempre presente quando abbiamo anche bisogno di ritrovare un po' di pace con noi stessi. L'altro museo è invece quello della tradizione contadina. Andiamo! Questo palazzo è un bel esempio di liberty a Buon Convento. Il proprietario di allora, Luigi Saverio Ricci, a cominciare dal 1908, dette l'incarico all'architetto Gino Chierici di ristrutturare il palazzo in stile liberty, e noi vediamo ad ogni sala del palazzo dei fregi argomento vegetale, soprattutto floreale, proprio in pieno stile liberty. Ogni sala diversa, ancora tutte originali nelle pavimentazioni, negli infissi e poi appunto nelle decorazioni. Qui sono davanti a una delle due Madonne ospitate in questo museo di Pietro Lorenzetti. Due Madonne col bambino, due bellissimi esempi di pittura di scuola senese su fondi oro. Molto interessante anche questa piccola navicella, che qui è tra le due opere di Pietro Lorenzetti, non a caso perché sul coperchio di questa navicella c'è un'annunciazione, una Madonna e un angelo annunciante proprio su disegno di Pietro Lorenzetti. Questa sala ospita ben tre opere di Sano di Pietro: la Madonna del Cardellino, che è questa prima con i santi, Santa Pollonia, San Bernardino, gli angeli, con tutto questo decorazioni di cui Sano di Pietro era veramente un grandissimo maestro. Dopodiché qui al centro abbiamo la Madonna in trono, sempre di Sano di Pietro, con Santa Caterina da Siena e San Bernardino, e giù in fondo quella lunetta dove c'è l'incoronazione della Vergine con gli angeli musici. Sano di Pietro rappresenta proprio il 400 senese, un 400 che è ancora molto legato ai temi classici della pittura su tavola con fondi oro, a differenza del Matteo di Giovanni, che appunto è molto molto più proiettato nel 400, nel pieno Rinascimento, non ci sono più i fondi oro e ci sono questi cieli bellissimi di sfondo. Abusando di frasi fatte, posso dire che senza passato non c'è futuro, e il Museo della Mezzadria questo passato l'ha ricostruito in pieno. È nato nel 2002 grazie all'amministrazione provinciale, alla facoltà di antropologia e in particolare al dottor Molteni, che ha curato i musei della memoria di diverse parti del Senese, e è stato conservato da tutti noi adesso come volontari, cercando veramente di valorizzarlo e soprattutto di far tornare la nostra gente a riappropriarsi delle radici. Vedete, qui è la parte apicale della Mezzadria, il padrone
la ricostruzione perfetta con gli stivali, il papillon, la postura, eccetera, che stava in città per la maggior parte del tempo, veniva in campagna soltanto qualche mese d'estate. Il fattore, il vero, diciamo, deus ex machina di tutti, quello che aveva sotto mano tutto il patrimonio, vedete ricostruito chiaramente con quella baldanza, con le mani sui fianchi, eccetera, i baffi all'insù, per dire una ricostruzione perfetta, e il mesatro, il contadino, scarpe bucate, un nastrino, come posso dire, uno spago al posto della cintura, e questa donna emblematica. La Trebbiatura vedeva una socialità particolare, dato che naturalmente non si poteva trebbiare da soli, c'erano le famiglie dei vicini, degli altri poderi che venivano ad aiutare. E poi in fondo il grande pranzo finale, che era il pranzo dell'abbondanza, dove bisognava far vedere, come si dice da noi, che si poteva. Dunque c'era un grande pranzo, una grande cena con gli animali dal cortile che venivano appunto conservate per il momento. Questa terra, tutta fatta dall'uomo, dai suoi sudori, dalle sue fatiche, per secoli e secoli, per generazioni umili e tenaci, splendida, perché sempre sottovoce e mai a gola spiegata. Cesare Brandi. Thank you.
Mio caro dottor Barni, i bagni di Rapolano mi hanno tolto un resto d'incomodo al piede sinistro e l'effetto ne fu istantaneo. Ciò che mi dà buona opinione di questi bagni, che penso di continuare per alcuni giorni. Giuseppe Garibaldi. Rapolano Terme, beh, andiamo a Rapolano, però Rapolano Terme lo facciamo introdurre da una persona rapolanese doc, diciamo, come Antonio Tasso, che ci introduce al suo paese, e poi vediamo alcune cose particolari. Uno straordinario museo che non ti aspetteresti di trovare nella sua caratteristica, diciamo, a Rapolano Terme, vediamo, e poi gli Etruschi a Rapolano. Rapolano Terme è una terra della provincia di Siena, 334 metri sopra il livello del mare, stazione termale, situata nella zona centrale orientale della provincia di Siena, fra la Valle dell'Ombrone e la Valle della Chiana. Rapolano è forse di origine romana, tanto che taluno lo ritiene ricordato dallo stesso Plinio per le sue acque sulfurie. Le prime notizie di Rapolano risalgono tuttavia alle lotte svoltesi fra vescovi di Siena e di Arezzo. L'interesse artistico, ma può fermarsi sulla pieve di San Vittore, che andiamo a vedere, nonché sulle due porte castellane. E fra queste, soprattutto sulla porta a Siena, oggi porta dei Tintori, presso la quale può destare interesse un grazioso palazzetto signorile. Questa è la pianta disegnata da Girolamo Macchi, nel 1700 e rappresenta, vedete, questo sarebbe dove è il granaione e praticamente è un po' fuori, è dove si depositava proprio tutto il grano che poi in buona parte arrivava a Siena e poi c'è la grancia e la porta di San Lorenzo. E come si vede gli avvocati, cioè i protettori di questa grancia, sono la Santissima Annunziata, che tutte le grance avevano come protettrice, in più avevano, questa è la protettrice proprio delle serre, Santa Maria Maddalena. Questo è veramente un tesoro, il nostro olio, perché è stato reputato uno dei migliori della zona. E qui, logicamente, oltre al frumento, anche l'olio e il vino si produceva, perché c'è anche la tinaia, oltre al granaione c'è anche una grossa tinaia in questa fattoria fortificata che è al di sotto del granaione, perché, come si diceva, qui si produceva una quantità importante di derrate alimentari sia per la stessa grancia, ma molto andava a Siena per l'ospedale, per i pellegrini, per gli indigenti, per i cittatelli e cittatelle che erano molti all'interno del Santa Maria della Scala. La Buca delle Fate intanto è un fenomeno tutto toscano. Dove si parla di Buca delle Fate troviamo degli insediamenti archeologici e soprattutto anche delle terme, e qui siamo proprio in presenza delle terme, perché qui, da qui fuoriusciva l'acqua termale che poi attraverso delle bocchette, come vedremo successivamente, alimentavano ben due piscine molto grandi. E qui avveniva quel rito importante che era quello del ringraziamento prima di andare via, perché queste acque, da queste acque si era ricevuto dei benefici salutari. E quindi si gettava all'interno di questa buca, si gettavano dei bronzetti votivi che i contadini dell'epoca, che poi i contadini dell'epoca hanno dato il nome a questo luogo Campo Muri, perché loro quando aravano logicamente trovavano questi muri che gli rompevano gli arati e quindi certo. Chiamavano Campo Muri. Dentro la Buca delle Fate sono stati trovati diversi bronzetti a forma di bambini neonati in fasce. Perché? Perché qui abbiamo proprio un esempio lampante. Questa è una vasca dove venivano immersi i bambini per avere i benefici delle acque termali che avevano anche gli adulti. E quindi questo è proprio un classico esempio di vasca per i bambini.
Bene, grazie ancora al Conservatorio Rinaldo Franci per la musica che ci offre, per intervallarla con le nostre bellezze. Andiamo a Monteriggioni. Tante cose ci sarebbero da dire, da fare, da raccontare su Monteriggioni. Beh, noi intanto facciamo una passeggiata sulle mura insieme all'assessore Marco Valenti. Monteriggioni conserva molto, in maniera molto forte, nella sua pianta e nella sua disposizione urbanistica delle zone, ciò che era il villaggio, tra virgolette, originario, cioè la fondazione del 1213 di questo grande castello, questa grande fortezza, il dominio sulla Francigena. E partendo dalla piazza Dante Alighieri, ex piazza Roma, come si può vedere, si dipanano due vie intorno alle quali si organizza tutto l'insediamento, fatto al tempo per casa schiera. Alcune sono ancora ben riconoscibili, cioè sono molti tratti di architettura originaria che si riescono a vedere. E poi, come un po' tutte le città medievali, Siena in primis, lungo le mura ci sono solo spazi verdi, cioè aree ortive, aree di coltivazione, utili alla popolazione interna anche in casi di quotidianamente, ma soprattutto anche in casi di assedi. Molto probabilmente a Porta Romea, dalla quale siamo entrati nel castello, doveva essere dotata di un ponte levatoio che andava su un fossato ormai scomparso, mentre invece tutto intorno alle pendici, che adesso sono cosparse di olivi, piante d'olivo, dovevano esserci le carbonaie. Queste carbonaie erano tutte queste grandi trincee, questi approntamenti che poi in caso di assedio venivano incendiati. Era un avamposto di Siena collegato anche a Podium Bonizzi, cioè l'antica Poggio Bonzi, una quasi città, e rappresentavano i due grossi approntamenti di controllo e difensivi in pratica sul confine fiorentino, o perlomeno vicino come certo. Monteriggioni. Thank you.
Bene, adesso Sovifille è un mondo, ci sono davvero tante cose belle, Cetinale, Celsa, la Montagnola, questa natura davvero rigogliosa in questo comune, fra l'altro che ha una grande estensione. Ne scegliamo due di cose da raccontare, la suggestiva, bellissima, Pieve di Ponte allo Spino, e poi nella chiesetta di San Magno a Simignano l'affresco che è stato scoperto e restaurato di recente. Andiamo. La Pieve del Ponte allo Spino ha un'importanza fondamentale nella storia religiosa, fra l'altro sorge su un terreno che probabilmente era un'antica villa romana, lo testimonia un mosaico che sta proprio qui sotto questo atrio, questo piazzale di questo portico del vecchio chiostro, che probabilmente era un'antica villa romana fortificata. Fra l'altro sono state ritrovate anche delle testimonianze forse di alcuni bagni, probabilmente di bagni termali. Ma poi la storia religiosa della Pieve del Ponte allo Spino ha un'importanza straordinaria, residenza dei vescovi, residenza estiva dei vescovi, del vescovo di Volterra, poi naturalmente passata alla diocesi di Siena, ed è anche una delle testimonianze del romanico più autentiche, più pure, anche proprio nelle sue dimensioni, nelle dimensioni e nelle proporzioni che ha, che testimonia, che manifesta e che ha anche conservato nel tempo, perché a volte i rimaneggiamenti successivi delle pievi hanno alterato, no? Quelle proporzioni che sappiamo che i maestri originariamente erano soliti attribuire alle costruzioni, alle edificazioni, perché ogni proporzione riproduceva un po' l'armonia dell'universo, no? L'armonia del cosmo. Bene, adesso entriamo in un luogo davvero particolare. Siamo a Simignano, questa è la chiesetta di San Magno, un ambiente davvero fantastico, in mezzo nei silenzi della Montagnola. E qui nei silenzi della Montagnola sta lavorando, non la vogliamo disturbare, la signora Roberta, che fa parte dell'equipe del professor Massimo Gavazzi. E lui, questo restauratore di fama mondiale, che sta lavorando a questa scoperta, una vera e propria scoperta in questa piccola chiesetta. Ci sono degli affreschi che sembrano avere davvero una grande rilevanza, intanto una grande suggestione. Probabilmente questa prima parte era antecedente ancora all'altra parte degli affreschi, che risalgono invece al 1400. Invece qui vediamo San Sebastiano, la Madonna, un santo ancora di difficile attribuzione perché non ha riferimenti iconografici. Questa è una parte ancora più antica ed è appunto la parte iniziale di questa parete affrescata in questa chiesetta, venuta alla luce soprattutto all'inizio per i fregi in alto, poi sono stati fatti i saggi opportuni ed ecco questi quattro santi che stanno accanto al trittico di cui vi dicevo. Quattro santi che hanno una foggia, li vedete, anche abbastanza raffinata, siamo appunto nella pittura del 1400, l'attribuzione dell'autore non è ancora stata effettuata, però, come dire, la mano non è certamente una mano grezza. Vedete qui i riferimenti iconografici nei quattro santi sono invece molto solidi, molto forti, e quindi qui con la veste bianca accanto al trittico c'è San Giovanni Evangelista, poi Santa Caterina d'Alessandria, vediamo San Sigismondo e poi con la spada San Paolo. Beh, davvero intanto un luogo di altissima suggestione, questa piccola chiesetta incastonata nel borgo di Simignano dentro la Montagnola, una scoperta che dà ancora una ulteriore possibilità di valorizzazione in chiave artistica, storica di questo luogo davvero bello. Bene, allora è tutto per questa nostra trasmissione, che segna anche un momento di stacco nella nostra serie. Noi sospendiamo un attimo la messa in onda del Viaggio nella Bellezza, della mia trasmissione. Ci rivediamo dopo le elezioni, quando si concluderà questo terzo ciclo del Viaggio nella Bellezza dedicato alla musica.
Grazie a chi ci ha seguito. Buona serata.